Ciao a tutti amici di Radio Cucina Italiana, siamo qui un altro lunedì con la rubrica Il pane dello zio. Oggi parleremo della mitica brioche siciliana, brioche col tuppo, famosissima dappertutto, ma veramente in tutto il mondo. Anche in Australia 3 anni fa mi parlavano della brioche col tuppo siciliana. Io ero veramente scioccato. Miliardi di ricette trovate su Google, su tutte le varietà che ci sono per fare la mitica brioche col tuppo. In qualsiasi salsa è sempre buonissima. Più avanti vedremo come la sua fine, diciamo, come deve essere giustiziata. Passiamo subito agli ingredienti che comunque scriverò nei commenti. Un attimino. Ok, mi chiudo la porta. Vediamo se i commenti. Ok, compaiono comunque. Allora, per fare una brioche col tuppo, innanzitutto serve una farina di forza alta, quindi la media non va bene. Cerchiamo una farina che sia 350, 380, 330 W, quindi che supporta lunghe lievitazioni, perché il procedimento è molto simile a quello dei grandi lievitati, come panettone, colomba, eccetera. Oggi ho preparato già un impasto che farò domani, ma un pezzo l'ho riservato per farlo qui insieme live. Cosa faremo? Faremo innanzitutto, vi faccio vedere l'impasto. Ok, questa la mettiamo da parte. Ok, questo è il nostro impasto di brioche. Perfetto. In questo impasto ovviamente c'è farina, come detto, di forza appunto alta, quindi parliamo da 350, 380, ma anche 330 va benissimo. Poi mettiamo burro, uova, latte e zucchero e un pizzico di sale. Le varianti sono tantissime, vi spiego perché le varianti. Negli anni ovviamente sempre più gente, chi è intollerante al latte, chi è intollerante alle uova, chi appunto vegana. Cosa succede? Vegani, vegetariani, cosa succede? Sì, ok, ci infastidiscono parecchio i vegani e i vegetariani, però abbiamo trovato modo di stravolgere un po' le ricette. Abbiamo stravolto i piatti di carne, fanno i würstel di tofu e queste cose qui, quindi perché non poter fare una brioche appunto col tuppo anche per loro. Al latte sostituiamo l'acqua, al burro ovviamente mettiamo la margarina, grassi quindi solamente vegetali, altrimenti voi a casa potete usare anche lo strutto comunque. Diciamo che il risultato cambia poco a livello comunque di sapore e un po' di consistenza dell'impasto, e così via. Passiamo subito a vedere il nostro impasto. Allora, cosa facciamo? Spezziamo la nostra pasta, ci facciamo due belle pagnotte sugli 80 grammi, cominciamo a girare e facciamo le nostre brioche. Adesso qui abbiamo sempre il problema del fuoco, della luce, vediamo se mi fa. Ok, non mi mette per niente a fuoco, perfetto, grande iPhone. Niente. Ok, si torna a fare differenza. Ok, niente, lo buio lo stesso. Comunque, cambiamo in colazione, forse è meglio. Vediamo così. Va meglio. Ok, allora qui abbiamo appunto le nostre brioche, abbiamo detto che metteremo in una teglia. Metteremo in una teglia a riposare. La temperatura ovviamente dipende da quella che avete a casa. Quindi facciamo sempre queste palline. Più o meno pesatele sugli 80 grammi, vedete? Non fatele troppo girare sotto le mani perché si va a creare una sorta di stress all'impasto e noi non dobbiamo portare assolutamente stress all'impasto. Quindi abbiamo le nostre belle palline, le mettiamo in teglia. Le copriamo e le mettiamo a riposo.
vi ho già sistemato una pallina riposata che potete vedere qui, eccola. Alla pallina, alla nostra pagnotta, alla nostra base, dobbiamo prendere poi dei pezzettini piccoli, 20-25 grammi, e facciamo sempre altre palline, che sarebbero i nostri tuppi. Ovviamente io ho preparato anche il tuppo, in questo caso, come vedete, è un po' più lievitato. Cosa facciamo? Andiamo con due dita, vedete, a creare questa fossetta, vedete? La creiamo fino a toccare proprio la nostra base, vedete? Ci mettiamo un po', ok, no, bisogna fare l'impostazione proprio, non va più bene, ok. Quindi abbiamo fatto la nostra fossetta, dopodiché prendiamo il nostro appunto tuppo, lo adagiamo dentro. Adagiamo dentro, possiamo vedere, odio quando mi mette, mi brucia così la fotocamera in riflesso, ok. Vediamo la nostra brioche che già ha preso appunto forma, vedete? Perfetto, questa sarà la nostra brioche che andrà ancora a riposare, temperatura possibilmente sui 30 gradi, ma oggi ce l'abbiamo tranquillamente a 30 gradi perché qui si sta a morire di caldo. E prima di infornare spennelliamo con uovo o latte a piacere e inforniamo, forno caldo 180-200 gradi finché diventa ben dorata. È inutile dare dei tempi, dei minuti, perché ogni forno ha la sua appunto temperatura, il suo modo di impiego, quindi calcolate sui 15 minuti, 12, 13, può essere anche 16, 17. Non fate molto cosa ai tempi, guardate sempre il vostro prodotto. Quando vedete che appunto la brioche è bella dorata, vedete? Dorata, inizia a diventare quasi marrone, è pronta. La dose, come vi ho detto, già ve la scrivo nei commenti, perché adesso se la diciamo ve la dimenticate. Le varianti sono, allora, noi in Sicilia la brioche col tuppo la mangiamo con la granita, granita ovviamente siciliana, alle mandorle. Ora c'è il pistacchio, al caffè, ai gelsi, limone, fragola, qualsiasi gusto, ma la vera appunto granita storica con la brioche è mandorla avinnolata, stop. E ad oggi si aggiunge la panna, sono aggiunti altri gusti alle varietà, ma lasciamo perdere. Quindi preparatevi una bella granita, preparatevi un bel gelato, andate a comprare una vaschetta da 3 kg di gelato, vi fate le bellissime brioche col tuppo, mi raccomando, perché il bello qual è? Il bello della brioche col tuppo è questo, che prendiamo il tuppo, lo stacchiamo, prendiamo la nostra vaschetta di gelato, lo immergiamo e lo mangiamo. Quando non abbiamo voglia di gelato o di granita, la soluzione è sempre una, non lo dimenticate, è sempre la Nutella. La nostra salvezza è sempre la Nutella. Eccola, fate così e non sbagliate. Non si sbaglia mai. Alzate il tuppo, Nutella, e richiudete. Veramente fenomenale. Per oggi la trasmissione finisce qui. Puntata piccola, diretta piccola, brioche piccola, ma i momenti di piaceri sono veramente enormi, enormi. Ci vediamo prossimo lunedì con la solita rubrica Il pane dello zio. La ricetta ve la scrivo tra qualche minuto, tempo di finire appunto la mia brioche. E ve la scrivo nei commenti tra poco. Ciao a tutti, like alla pagina, seguitemi Panificio Santa Rita Adrano, Angelo Petrina. Ciao a tutti, buon lunedì, Radio Cucina Italiana, ciao!